la prossima settimana la risposta del prefetto. Cioè bisogna arrivare allo Stato in qualche maniera per riuscire ad ottenere un qualcosa che dovrebbe essere naturale, perché come dicevo prima è il sale della democrazia, anche nella nostra piccola collettività. Stiamo parlando dell'aula del Consiglio Comunale. Poi vedremo se effettivamente hanno ragione loro o abbiamo ragione noi. Questo è un modo di operare che secondo noi, poveri mortali, indicizza una difficoltà al confronto, che poi può diventare scontro, e scontro c'è stato, ma certamente non da parte nostra. Cari amministratori, insomma, non avete fatto una bella figura, caro sindaco Petruzzi, non hai fatto una bella figura quando nell'ultimo consiglio comunale, sbeffeggiando le legittime richieste dei consiglieri, parlando di interrogazioni e mozioni che si presentano in consiglio comunale, ti sei alzato e hai detto: è troppo tardi, abbiate pazienza, il consiglio comunale finisce qua. Tu non sei il padrone di Gesualdo, tu non sei il padrone di Gesualdo, tu puoi essere padrone a casa tua, legittimamente padrone a casa tua, ma Gesualdo sei al servizio dei gesualdini, altrimenti te ne stavi a casa. Ebbene, questo soggetto insieme a tutta la pretora di assessori e consiglieri si sono alzati dicendo: il consiglio comunale finisce qua. Otello, tu non l'avresti mai fatto una cosa del genere, vero? Insomma, c'è una bella differenza da questo punto di vista. L'arroganza non ha limiti, la strapotenza, la prepotenza non ha limiti. È chiaro che questi tre consiglieri si incazzano, e come se si incazzano, perché noi mettiamo come bene primario veramente quelli che sono gli interessi dei gesualdini, altro che quello che loro hanno scritto sul loro programma elettorale. Insomma. Voglio citarvi un'altra cosa. Il 24